Ciao a tutti, eccoci qui a dare i numeri per il Como. Facciamo fester, vendichiamo la sconfitta amarissima dell'andata e lo facciamo davanti al pubblico delle grandi occasioni. 4.900 spettatori presenti a Sinigaglia, come non accadeva davvero da parecchio tempo. Una delusione cocente per il Monza di Adriano Cagliani, che sperava nella sua Como, ed è ironico naturalmente, dove si è guadagnato i galloni di senatore qualche anno fa, di spiccare il volo verso la A. Il Como torna a vincere con il Monza dopo un successo che mancava dal 1997. Grande gol di Agostini, Stefano De Agostini, una bomba sotto la traversa. Non pensavo che era così tanto tempo. Il Como non è ancora matematicamente salvo, perché manca un recupero al Cosenza per calibrare la classifica, ma intanto si avvicina al decimo posto e all'obiettivo di starsi nella parte sinistra della classifica. I playoff invece sono distanti ancora 8 punti da Frosinone, abbiamo lo scontro diretto a sfavore, quindi 7+1. Seconda gara senza subire gol, nonostante l'emergenza difensiva totale. Cerri e Lagumina salgono a 17 reti in due, è veramente l'obiettivo anche qui dei 20 gol stagionali in due, potrebbe essere raggiunta presto. Albertone, ancora una voce da migliorare, 0 gol di piede. Tranne quelli su rigore. E allora oggi torniamo col nostro gioco, legato ovviamente come sempre a Birra Trovo, in cui praticamente noi daremo dei voti, che ovviamente chiamiamo i nostri tifosi, i nostri utenti a rispondere anche loro alle nostre quesiti. Io e Andrea ovviamente non daremo mai la stessa risposta e quindi siete invitati a giocare sui nostri social. Dai, un attimo di pubblicità con il nostro partner Birra Trovo e torniamo subito. Eccoci Luca, dai, partiamo con i voti. Un voto alla prestazione del Como. Ma io vorrei dare un bel 8, dai, perché di fronte c'era la squadra più in forma del campionato, perché è la squadra che ha fatto più punti, è la squadra con il miglior attacco, la squadra che vinceva da 4 partite consecutive, per cui una vittoria 2-0, meglio di così. Sì, è la squadra anche che nel girone di ritorno ha fatto più punti di tutti, 25, il Como con questi 3 punti arriva a 19, io dico 7,5 perché abbiamo sofferto un po' troppo nel primo tempo e tra l'altro Jack Gattuso ha detto che non è stata una tattica ma è stato proprio il Monza a costringere sulla difensiva il Como. Per fortuna è arrivato quel gol di Albertone, stupendo, in tuffo di testa, e direi una vittoria alla fine comunque netta, perché il Monza di tiri in porta veramente pochissimi. Migliore in campo? Migliore in campo assolutamente va detto Solini, secondo me, perché grande prova veramente difensiva, unico difensore centrale di ruolo, tanti cross del Monza, ma spuntava sempre la sua testa, no? Prima dell'attaccante avversario, quindi veramente strepitoso. Un difensore veramente migliorato tanto e che si è calato benissimo. Ma Luca, ma te lo ricordi quando è arrivato a Como? Cioè, sembrava veramente uno dei tanti preso così per far numero. Ha avuto veramente una... La fiducia aiuta tanto. Sì, veramente, personalità grandissima. Allora, forse era scontato dire Cerri, dire Lagumina, anch'io, tu dici Solini e io dico Nardi, perché comunque ha confermato veramente di essere in una forma strepitosa. A me piace un casino questo ragazzo, se ci mettiamo che ha tolto il posto a Sua Maestà Arrigoni, poi magari anche soltanto per dargli un po' di fiato, però vuol dire che Jack ha capito che Nardi veramente potrebbe essere un elemento imprescindibile di questo centrocampo, e le sue accelerazioni anche ieri si sono viste, poi è anche un bel rubapalloni. Sì. Vota Jack? Beh, dai, voto, come fai a non dare meno di 7,5 a Jack? Cambio di modulo contro una squadra forte, un cambio di modulo provato, però insomma lanciato in emergenza Perugia. Io credo che stia dimostrando ancora una volta
veramente un valore enorme da allenatore, supportato da una squadra comunque buona. Sì, veramente, sa sempre cosa fare in ogni circostanza. Ricordiamo che l'ha detto venerdì in conferenza stampa, non poteva rischiare la coppia Solini-Cagnano perché sono tutti e due mancini, quindi comunque non è il massimo giocare con due difensori centrali mancini, quindi a sto punto è passata la difesa 3 e ha imbrigliato benissimo il Monza. Ha osato anche lasciare in panchina, oltre ad Arrigoni, Parigini, che non è poca E la roba. Gumina. Ha osato lasciare in panchina la Gumina, ha osato togliere Cerri al 30° del secondo tempo, segno anche di tanta, tanta, tanta personalità. Ma veniamo già agli spunti social e partiamo da qui. Si sta guadagnando la riconferma, Cech, se c'è bisogno di una riconferma. Direi proprio di sì. Direi proprio di sì. Per una promozione con la squadra presa in corsa, una salvezza. Noi diciamo che non è ancora, come dire, matematica, ma è una salvezza che c'è da almeno un mese o quasi, diciamo nei fatti. E questa vittoria, secondo me, è un'altra, come dire, un altro tassello a suo favore. La società effettivamente non si è ancora espressa, io penso che aspettino la matematica certezza della salvezza prima di eventualmente annunciare una conferma. Certo. Poi qua dopo può anche cambiare, vediamo anche cosa decide la Jack. Allora, sappiamo che l'anno prossimo si cercherà di fare uno step ulteriore, anche a livello di squadra. Io mi chiedevo anche cosa c'è in giro di meglio rispetto a Jack in Serie B. Se il meglio del meglio è Iachini, è arrivato a Parma e non ha risollevato assolutamente la situazione, direi che Jack, un anno in più, conoscendo questo gruppo, non può che fare meglio ancora, Ma dai. sì. Senti, bellissimo a fine gara, saluto a Facchin. Sì, molto bello perché tutti sanno, poi c'è stato poi confermato dopo insomma, nelle interviste da Gattuso, che ci sarà appunto la staffetta a partire da Parma, Facchin torna in panchina, Gori finalmente si è ristabilito e la squadra ha fatto un grande, come dire, un grande abbraccio a Facchin perché è stato un assoluto protagonista di questo, possiamo dire, di questo girone, no? Da Sì, Monza a Monza. sì, sì, sì. Detto Con Facchini in porta, quindi questo, manca 7 partite e alla vabbè, fine qualche partita ancora vediamo. potrebbe anche Sì, farla. potrebbe. Ho letto tra le righe un'indiscrezione di calciomercato. Se ritorna Gori in porta, secondo me, magari mi sbaglio, è perché sarà anche il portiere del prossimo anno. Perché alla fine, È un se prestito, fai no? questa è in prestito, ma è una scelta comunque secondo me legata anche a una valorizzazione futura, perché se un giocatore non è tuo, non stai lì a guardare chi far giocare, chi far giocare, fai giocare il meglio. In questo momento la forma dice Facchin in assoluto. Potrebbe essere una prima notizia di calciomercato. Tanto entusiasmo allo stadio ieri, una bellissima curva, com'è stato rivivere con quasi 5.000 spettatori uno stadio così, così pieno, così colorato e Beh, mo bello. molto bello, l'atmosfera stupenda, tant'è che anche Cerri nel post partita ha detto che uno stadio del genere ha dato una carica enorme. Mettiamoci anche che a mezz'ora dall'inizio lo stadio era praticamente già pieno, la curva già cantava e quindi anche quello ha trasmesso anche durante il riscaldamento sensazioni positive. E il calcio poi è questo, quindi finalmente si è tornati al 100%. E grandissimo colpo anche averlo riempito così, perché vuol dire che sotto sotto le riserve del tifo comasco sono molto più numerose di quello che si pensi. Dico anche che è stato importantissimo vincere davanti a 5.000 spettatori, perché 2.500 di questi probabilmente non frequentano lo stadio regolarmente e probabilmente si tende sempre con una vittoria e con l'entusiasmo a reclutare anche nuove leve. Poi c'è sempre lì. I tifosi adesso fanno molta selezione, no? Certo, Soprattutto da Como.
E quindi questi eventi poi richiamano inevitabilmente tante, tante persone, però può essere che di questi 2-5 che non vengono mai, 5, 6, 700, 1000 magari potrebbero essere anche un po' sì. fidelizzati. Ricordiamo no? anche che era una domenica pomeriggio e storicamente il calcio dilettanti porta via anche molti spettatori, perché poi i giocatori che giocano a calcio sono anche magari i primi tifosi, sono quelli che seguono più il calcio. La cosa che mi è piaciuta molto è che a un certo punto chi non salta un Monzese c'era tutta la tribuna che saltava e questa è stata una cosa molto bella. Ricordiamo che sul nostro canale YouTube Lario Sport da questa mattina c'è un video girato esclusivamente in curva sulla partita che vi farà rivivere le emozioni della gara. Bene, Luca, passiamo al nostro gioco al gioco legato a Birra Trovo. Potete vincere due consumazioni per i due che indovineranno la foto di oggi. Ve la facciamo vedere e qualcuno di voi l'ha già vista e qualcuno di voi ci chiedeva anche: ma allora chi ha vinto settimana scorsa? Siccome non ha vinto nessuno nell'ultima puntata del gioco, nessuna tifosa ha indovinato il personaggio misterioso, abbiamo deciso di riproporvelo facilitando il compito, quindi state attenti, vi diamo quattro risposte, i più attenti sanno già quella che è inesatta naturalmente. Per rispondere dovrete mettere una reaction al post o un commento se siete su Instagram e YouTube, l'abbraccio per Gabrielloni, la risata per Sentinelli, il wow per Borghese e il pianto per l'indimenticato bomber Cozzolino. Tutto chiaro? Forza, dai, partecipate con noi. Luca, passiamo alla Siamo. prossima gara. Altro tour de force. Sì, è un'altra settimana con turno infrasettimanale, mercoledì alle 14. Parma-Como, sfida questa evidentemente molto bella, questo è il bello della Serie B, anche se Parma non è primo in classifica, però c'è il Parma, no? E quindi trasferta al Tardini alle 14, un orario un po' inusuale, no? Perché c'è stato un cambio da parte della Lega per esigenze legate alla nazionale femminile, dell'utilizzo dello stadio Tardini, per cui è stato anticipato alle 14. Infatti anche i tifosi, il tifo organizzato ha detto che non ci sarà Sì, la curva un po' in ovest. protesta queste Sì. decisioni di far giocare alle 14 durante un giorno infrasettimanale. Non che alle 19 cambiava molto perché voleva dire Sì, però comunque rinunciare al pomeriggio lavorativo, però è vero che sono cose sempre un po' antipatiche. E poi ancora sabato a Senigallia alle 14 contro Cittadella, anche lì uno scontro diretto perché Cittadella. Uno scontro direttissimo perché siamo il Cittadella in questo momento è decimo e il Como è dodicesimo, ma abbiamo gli stessi punti del Esatto. Cittadella, quindi chi vince sabato potrebbe fare un bel balzo in avanti, Esatto. senza nominare la parola playoff, perché ormai. Io la vedo un po' dura, onestamente, sono troppe squadre e il divario è veramente eccessivo, No, insomma. 8 punti non li Però recuperiamo. sarebbe bello terminare effettivamente nella parte sinistra della classifica. Bene, con questo vi salutiamo, è tutto. Forza Como e ci aggiorniamo nel fine settimana per commenti a Parma Como e presentiamo anche Como Cittadella. Ciao a tutti! Ciao!